e poi Viale Trieste. Anche nel cuore del centro storico i danni sono stati ingenti e solo il caso ha voluto che non si siano registrate vittime, come racconta questa donna sfiorata da un sasso volato dall'alto. Non dormi come un terremoto, la creatura deve andare a casa mia. Che la c'hai, tu riesci a casa, hai stipulato in capo, tu muori. E in tutti i modi, è giunto da casa, ha avuto quelle prate. Meno male che mi ha scazzato la capo, sennò io muori lenta. A me, mia figlia, 14 anni, si sta mattina per te, vuol dire come si combinava, che nessuno mi ha avuto in aiuto, che boss. Poi vanno sì, 4 anni a che ti chiamate carabinieri, vigili del fuoco, ma rimanete a cattopè, sono che 10 stamattina, ancora non deve venire nessuno a mi aiutare. Ah, siamo pronti a finire stamattina, 14 ore, a me finire, che pareva tu? Mamma, che pareva, come sei, è giusto di là per là. Non è morto, è te meriano, che meriano è giù d'asco. Ah, ma come era io? È te così, nonna, io ho sentito non so che era, ma qualcosa che era. E come va, te sento fa, è giù sta manglista, io non ho avuto buona chi di servizio, sapete. Allora, chi è stato un vero modello, ripeto, Sì, sì. Che è stato un negozio troppo pesante. Ma non è mia, a che succede? A che succede? Ma non è mia. È così. Allora, non ho nessuno, nessuno è venuto. Mi chiamate carabinieri, vicino, e nessuno che è venuto. Chi sei? Comune Reve, vanno solo a voto, a voto, metto la caspita qua. Metta la croce qua, metta la croce qua. Parlano di fenomeni inspiegabili, gli addetti ai lavori.